Buongiorno Silvano, rieccoci ritrovati. Ti volevo raccontare un qualcosa. Stamattina ho letto una statistica sul numero degli ammalati che è in aumento. Non solo, ma a leggere queste statistiche parrebbe che alcune malattie si manifestano in età più giovane rispetto a quanto si manifestassero solo qualche anno fa. Vogliamo parlare un po' dell'argomento salute? Sì, ricordo perfettamente che la stessa cosa mi colpì alcuni anni fa andando a fare un controllo medico in un ospedale di Roma. Era pieno di gente in un giorno feriale e questo mi colpì. Com'è che tanta gente ha bisogno dell'ospedale in un giorno feriale e che ha? Perché è così malata? Riflettendo, ho visto che la malattia e la salute non sono incasellate nel posto che a loro appartiene nell'economia della società e dell'uomo. Perché? Perché c'è un errore filosofico di fondo. Le malattie effettivamente non esistono. Non esiste una malattia. Chi ha mai visto una malattia andare in giro per conto suo? Quello che esistono sono persone malate. Sono uomini e donne che stanno male. E i medici insistono nel nominare le malattie come se fossero catalogate come insetti o come articoli di collezionista. L'Alzheimer, il Crohn, Parkinson, questo e quello e quell'altra. E poi i sintomi di queste malattie sono effettivamente infiniti. Non ci si raccapezza per niente. È possibile definire quali siano i sintomi della salute? E definire che cos'è la salute? È possibile se cominciamo ad analizzare quello che abbiamo chiamato in un video precedente i livelli dell'essere. E qui cominciamo con il più basso di tutti, quello della vita. Quando la vita è appena al di sopra della materia e ha al di sopra di se stessa poi il livello dei sensi e delle passioni e questo il livello dell'intelletto e della volontà, il livello spirituale. Quindi, cosa fa la vita? Quali sono le funzioni della vita? Sono tre. Sono la nutrizione, la crescita e la riproduzione, che però, attenzione, nell'uomo si chiama procreazione. Gli animali si riproducono, gli esseri umani procreano, perché creano per conto di qualcuno che poi vedremo. Ora, in quest'ottica bisogna cominciare a vedere quali sono i sintomi della nutrizione, della crescita, della procreazione. I sintomi sono sei e sono: uno, la fame, l'appetito, che fa precisamente spinge una persona a nutrirsi, a ingerire cibo; il sonno, che restituisce le forze perdute durante durante il giorno e ristora, è un sonno ristoratore di queste forze durante la notte. Poi, a livello di nutrizione e di a livello di nutrizione esistono tre fasi di un ciclo naturale che normalmente sempre dovuto a condizioni di vita cittadine non si obbediscono. Queste fasi sono la fase della digestione, seguita dalla fase dell'assimilazione e seguita dalla fase dell'eliminazione. Queste avvengono in tempi naturali ben precisi. La digestione avviene dall'ingestione del cibo, diciamo, pomeridiano, quello che si chiama il pranzo, fino alla sera, che è il tempo dell'inizio dell'assimilazione. Normalmente lo si chiama cena, si fa cena. Durante la notte c'è l'assimilazione. I principi nutritivi ingeriti
e processati dallo stomaco vanno a finire nell'intestino, il quale nei suoi 10 metri di lunghezza separa quello che è nutritivo da quello che è da buttare via e convoglia i principi nutritivi agli tessuti e convoglia quelli da espellere al colon, che vengono espulsi l'indomani mattina nel ciclo di eliminazione. Quindi la mattina è il tempo per l'eliminazione, il pomeriggio per la digestione e la notte per l'assimilazione. Questi sono i tempi naturali in cui avvengono questi processi. Bene, la persona che si nutre naturalmente e conosce queste fasi si nutre in maniera da favorire questo ciclo, non da ostacolarlo, perché ostacolandolo si ha la malattia. E allora, cominciando per esempio con la colazione del mattino, cosa favorisce l'eliminazione? La cosa che favorisce più di tutte l'eliminazione è la frutta fresca. Al mattino a colazione non dovrebbe mai mancare una frutta fresca. Quanto più liquida, tanto meglio. Per esempio, non so, il melone, la papaya, questi sono frutti tropicali, naturalmente più non si chiama, ma l'uva, le pesche, una frutta fresca. Poi si può mangiare con qualsiasi altra cosa. In generale mangiare, saper mangiare, è una cosa che molta gente ha dimenticato. Tutto quello che si mangia si deve mangiare per favorire la digestione. E non c'è cosa migliore della masticazione a fondo che lo faccia. Masticazione a fondo, perché? Perché c'è una legge fisica che dice che la ratio, come si chiama, la proporzione tra superficie e volume debba essere a favore della superficie, perché l'attacco dei succhi gastrici sia più rapido e più efficace. Ecco perché noi schiacciamo una sostanza da far diluire in una soluzione, perché la superficie di attacco è molto superiore e la soluzione avviene praticamente istantaneamente. Idealmente dovrebbero passare non più di 14 ore tra l'ingestione di un cibo e la sua eliminazione la mattina dopo. Cioè che la digestione deve essere rapida, questo è un sintomo di salute, un sintomo ottimo di salute, e che questa venga poi sostituita dalla fame. Quando si mangia male, si mangia per abitudine e non per necessità. Quindi, dopo aver fatto una scorpacciata, quando arriva il tempo per il cibo seguente, uno non sente fame. L'errore fatale è quello di mangiare su uno stomaco pieno. C'è un proverbio spagnolo molto interessante che dice: di buone cene sono le tombe piene. Perché abbuffarsi alla sera è effettivamente interferire con quel ciclo naturale nella maniera più disastrosa, aggiungendo una digestione a un'assimilazione, quindi chiedendo due funzioni diverse allo stesso tempo all'organismo. Evidentemente l'organismo viene debilitato, viene colpito da questa differenza, e quindi alla sera è sempre bene o non mangiare, perché si è mangiato bene a mezzogiorno, o mangiare una cosa leggerissima, più liquida che solida. E durante il periodo di assimilazione, quello che va dalla sera alla mattina, mangiare qualunque cosa è deleterio. Bisogna astenersi assolutamente dalla tentazione, da cadere nella tentazione di passare dal frigorifero, che vediamo che c'è, e ingollare una cosa, un'altra, fatale. Questo scombussola tutto il sistema. Quindi c'è una maniera razionale, una maniera naturale di mangiare, al che segue naturalmente una maniera razionale di cucinare, perché la cucina obbedisce esattamente allo stesso principio, al principio del prodotto tra area e volume dei cibi cotti. E cuocere non vuol dire buttare nell'acqua bollente e poi mangiare, molte volte vuol dire astenersi dal trattare il cibo col fuoco, perché il fuoco sempre distrugge, non costruisce mai. Sottoporre per esempio le verdure al fuoco è privarle di ossigeno, e questo non è bene per il corpo. Fare bollire le verdure invece che farle cuocere al vapore
e anche deleterio, perché i principi nutritivi se ne vanno nell'acqua e poi si buttano nel lavandino. I principi nutritivi vanno ingeriti. Le verdure vanno cotte. Quando è importante cuocerle per migliorarne il sapore, a vapore, e vengono tutti contenuti nelle verdure stesse. Quindi questi principi sono principi di buon senso, ma anche di conoscenza scientifica. La buona cucina è un'applicazione pratica di fisica e chimica, come poche ce n'è. Ma pochi sanno questo e pochi se ne rendono conto e credono che la cucina sia una di quelle tante cose che si può così imparare o improvvisare. No, niente affatto. La cucina è un esercizio di fisica e chimica applicata. Quindi questa a livello di nutrizione. Sono i sintomi della salute. Poi cosa succede? Che il sangue deve mantenere un certo pH. Il pH è una misura di concentrazione di ioni nel sangue. Questo pH si misura in una scala convenzionale che va da 0 a 14. Il pH 7 è neutro, cioè la quantità di ioni di positivi e negativi si equivale. Al di sopra è alcalino, al di sotto è acido. Ogni scatto di una unità di pH sono 10 volte la concentrazione di prima, perché la scala è logaritmica. Quindi pH 8 è 10 volte più alcalino di 7, pH 9 è 100 volte più alcalino di 7 e così via. Ora, il pH del sangue è critico. E il sangue ha un pH che va da 7,35 a 7,45, quindi in una fascia alquanto ristretta. Ristretta apparentemente, ma i numeri sono logaritmi, quindi è una fascia piuttosto ottimale. Ottimale. Deve mantenere questo, perché al di sotto di 7,35 l'organismo comincia a soffrire, se il pH del sangue arriva a 7 è la morte. Quando si ingerisce cibo acido, il pH del sangue tende a scendere. Il pH si difende facendolo contrabbilanciare, combinandolo con cibi alcalini, se uno li ingerisce. E cosa fa il sangue combinando un acido e una base? Un sale. Questi sali possono essere solidi, possono essere di qualsiasi tipo. In ogni caso, quei sali vanno espulsi. Non possono stare dentro il corpo, perché stanno dentro il corpo causano guai. Per esempio la gotta. Che cos'è la gotta? È un sale acido urico che si mette nelle giunture. E sali nelle altre parti del corpo causano altri disastri che vale la pena eliminare, e facendo eliminare i sali. Come si eliminano questi sali? Nel corpo ha quattro grandi emuntori, grandi organi emuntori, che sarebbero l'intestino, il fegato e reni, il sistema fegato e reni, i polmoni e la pelle. Nessuno dei quali è da trascurare, perché tutti hanno la loro funzione. E se questi organi funzionano bene, si ha la salute. Nel momento che uno di questi si deteriora, per la ragione che sia, spariscono prima i sintomi della salute. Se non si prende rimedio quando il sintomo sparisce, interviene la malattia. E allora poi bisogna curare, poi bisogna trovare rimedi, eccetera, eccetera. Ma la cosa fondamentale è sapere quando si perde il sintomo della salute. Quali sono i sintomi della salute con questi quattro emuntori? Scusa, emuntore che vuol dire? Emuntore vuol dire che espelle dal corpo. Capace di espellere dal corpo le tossine create durante il metabolismo. Perché tutto quello che si forma durante il metabolismo sono veleni. Sono veleni, non sono... Che vanno espulsi. Se manca questa espulsione, si cominciano a notare i sintomi della malattia. Cioè spariscono prima i sintomi della salute, intervengono dopo i sintomi della malattia. E quali sono i sintomi della salute di questi quattro emuntori? E vediamoli uno a uno. I sintomi dell'intestino li abbiamo già visti. Digestione rapida e efficace. Il sintomo del sistema fegato-reni, l'urina. Ora, il pH dell'urina rispecchia il pH del sangue. Evidentemente, se il sangue deve eliminare molti cibi acidi, il pH dell'urina scenderà. Questo è normale, cioè non c'è un pH costante, stabile dell'urina, varia. Da quanto a quanto? Da 4 a 8.
cioè 10.000 volte, sono 4 ordini di grandezza, 10.000 volte di più acido 4 o più alcalino quello 8. Se l'urina riesce ad avere pH 8, una persona è in perfetta salute, perché non elimina nessun acido. Ma è rarissimo che un'urina si trovi a pH 8. Si troverà normalmente a pH 6, pH 5. Se arriva a pH 4 si cominciano a sentire sintomi spiacevoli, che quello è il limite dove cominciano veramente i guai. A pH 3 il corpo è assolutamente malato, e meno di quello alla morte. Ricordiamo che pH 2 è l'acido dello stomaco, è acidissimo. E poi nell'intestino è tutto il contrario, e il pH diventa alto e diventa altissimo nel colon. Vedremo il perché, quindi, di certe malattie. Quindi, a livello fegato-reni, il sintomo di salute è il pH dell'urina. A livello dei polmoni, il sintomo della salute è la forma fisica. La forma fisica. Come si misura la forma fisica? Dalla capacità di raddoppiare i battiti del cuore senza ansimare. L'ansimo è simbolo che il corpo non riesce a espellere i prodotti tossici prodotti dalla respirazione. E ci sono solo 4 sport che permettono di rimanere in forma anche in età avanzata, e sono la corsa, quello che si chiama jogging, che adesso è di moda, la marcia rapida, che poi è una forma di forza, però i piedi non si staccano dal terreno allo stesso momento, la bicicletta e il nuoto, questi 4. Sono gli sport migliori perché fanno intervenire e costringono il cuore e i polmoni a lavorare a tutto ritmo, a tutto spiano. Altri sport migliorano l'agilità, altri sport migliorano la forza fisica, ma solo questi 4 migliorano la forma fisica, che è sintomo di salute. Chi è in forma è in salute. E poi viene la pelle. Il sintomo di salute più chiaro della pelle è che non fa odore, non puzza. Perché a volte la pelle puzza non perché una persona non si lavi, ma perché ha preso le funzioni di un altro organo emuntore incapace di espellere quelle tossine, e le espelle da sé, e allora c'è il cattivo odore, la puzza. Attenzione, quando questo arriva, non usare pomate o detergenti speciali, andare a farsi esaminare da un medico, ma non per la pelle, ma esaminare a come funzionano il fegato e l'intestino e i reni. E poi un altro sintomo ancora più interessante, ma che ovviamente non deve praticare tutte le volte, la chiusura delle ferite. Se una ferita si chiude praticamente istantaneamente, ci sta bene. La chiusura delle ferite lenta è sintomo di aver perso la salute. Quindi normalmente ci si ferisce in varie maniere, sono ferite da taglio, ferite da raschiature, quello che sia, eccetera, ma se si uniscono le labbra della ferita durante 2 o 3 minuti e si lasciano la ferita, si rimagina senza punti e senza niente. E quando ci si ferisce non c'è bisogno di mettere medicine, alcol, iodio, tutto quello qui, basta leccarla come fa un cane. E la saliva ha poteri terapeutici sulle ferite come qualsiasi cosa. Quindi questi sono i sintomi di quella salute, della salute fisica. Ora, da dove comincia la salute? Perché non è che cominci dall'ingestione di cibo, perché il cibo non viene prodotto nell'atmosfera e non viene prodotto a casaccio, il cibo viene dal suolo. Quindi il fattore determinante della salute è la salute del suolo, che viene oggi maltrattata, bistrattata e distrutta da tutta una serie di pratiche antinaturali e deleterie dalla prima all'ultima. Come cominciò questa uccisione, questo maltrattamento del suolo?
E cominciarono con una scienziata, con uno scienziato che si chiamò nel secolo XIX Justus von Liebig, tedesco. Cosa scoprì Justus von Liebig? Che i contadini avevano torto nel dire che l'humus del suolo nutrisse le piante, perché così si credeva, no? Che l'humus era un fattore nutritivo delle piante. Cioè, no. Allora fece esperimenti come fanno tutti gli scienziati e si accorse che quello che nutriva le piante non era l'humus, e l'humus era, come lo chiamava lui, una soluzione insolubile di composti organici, il che è vero, ma poi vedremo cosa vuol dire questo. E si accorse che quello che nutriva le piante erano i sali di azoto, di fosforo e di potassio. Da lì è venuta l'industria dei fertilizzanti artificiali, che è stata la cosa più, non so, dannosa. Più dannosa, più deleteria, più infame che sia stata mai inventata. Industria che poi ha trovato applicazioni in usi bellici, perché gli elementi che compongono i fertilizzanti sono gli stessi di quelli che servono a fare esplosivi. Quindi è un'industria che funziona in tempo di pace con i fertilizzanti artificiali e in tempo di guerra con gli esplosivi. E non si ferma più. Ma cosa fanno? Cosa fanno i concimi artificiali al suolo? Questo non lo si dice, neanche nelle facoltà di agraria, che frequentai io a suo tempo. Non ce lo dissero mai, che faceva che i fertilizzanti distruggevano, uccidevano la microflora del suolo. E cos'è la microflora del suolo? Sono i milioni e milioni, se non miliardi, di microorganismi che rendono il suolo un substrato vivo, non morto, vivo. E sono batteri, e sono nematodi, e sono piccoli crostacei, e sono non so, tutta una pletora di esseri viventi che si mangiano l'uno con l'altro, che portano i principi nutritivi dai minerali, cioè alle radici delle piante, nel tempo e nel modo voluto dalla natura e non in quello voluto dall'uomo, e che quindi producono raccolti che hanno in sé salute e che trasmettono a chi li mangia salute. Questi raccolti sono pieni di principi nutritivi. Cosa succede quando si uccide la microflora del suolo, o la si debilita, o la si elimina, o la si avvelena con questi principi, con questi fertilizzanti artificiali? E succede che i fertilizzanti artificiali vanno direttamente alle radici delle piante e allora producono di più, producono piante più grosse, apparentemente più floride, ma che infatti non hanno altro che acqua, e hanno perduto il sapore e hanno perduto il potere nutritivo che avevano prima. Però cosa portano quelle piante così apparentemente rigogliose? Più proventi all'agricoltore. E allora è un caso presente di inganno e di frode e di non so come chiamarlo, che fa guadagnare di più al principio e poi spenderlo tutto in cure di ospedali all'altro come risultato, come effetto, insomma, sì. Cioè, non si è risolto niente. Justus von Liebig però era un uomo onesto e si accorse del suo errore, però troppo tardi, sul letto di morte se ne accorse. E quell'errore non si è mai rettificato, continua fino ai giorni d'oggi, imperterrito, devastante, uccisore, assassino. C'è una seconda invenzione che debilita la salute, ed è il pane fatto di frumento trattato con i mulini a dischi piani. Fino al 1870 più o meno il grano si macinava con il mulino tradizionale a ruote e si schiacciava tutto, si faceva il pane, e il pane aveva un sapore che solo chi lo ha provato sa cosa fosse.
era capace di sostenere la salute, era alimento completo. Un prigioniero poteva andare a pane e acqua, che poi era una dieta evidentemente spiacevole, ma era una dieta con la quale si poteva sopravvivere. Se oggi si mettesse un prigioniero a pane e acqua, morirebbe, non avrebbe gli strumenti per nutrirsi. Qual è la difficoltà della farina di grano integrale? La difficoltà è che il germe, cioè la parte che contiene la sostanza più nutritiva, che diventerà poi il chicco di grano, che ha in sé la vita, dopo 3 giorni diventa rancido. E quindi se si fa la farina dalla integrale, bisogna usarla dentro 3 giorni. Però ovviamente al commercio questo non si vuole, bisogna farla durare. E allora che si fa? Gli si toglie il germe, gli si toglie la crusca e rimane l'amido, che poi si dolcifica o si supplementa con coloranti, con dolcificanti, e si dà un sapore al pane completamente artificiale. Il pane non è più quello che dovrebbe essere. E cosa si fa col germe, cosa si fa con la crusca? Un amico mi dice: la crusca oggi si compra in farmacia. Ah, dico io, ma guarda un po', invece di trovarlo nel pane. E il germe, col germe si fanno i cereali da colazione, corn flakes, tutta la roba qui. Naturalmente che poi viene venduto 20 volte il prezzo di quello che dovrebbe essere venduto il pane. Quindi più denaro, più proventi. Ma la salute soffre, la salute decade con questi sistemi. Questo mulino a Dischipiani lo inventò un ingegnere ungherese, non ricordo il nome adesso, ma negli anni 1870. E cosa fa? Che macina il grano calibrando la distanza tra i due dischi con precisioni di decimi di millimetro, e quindi rompe il chicco di grano e separa nettamente l'amido dalla crusca e dal germe. E qui c'è un altro fattore di instabilità di salute, che sono cose che concerne e che rovina effettivamente, debilita la salute. Quindi i nemici principali della salute non sono i germi. I germi non possono essere causa di malattie. Questo è filosoficamente, chi sa un po' di filosofia se ne rende conto, perché cos'è un germe? Un germe è un essere vivente, un batterio, un protozoo, sono esseri viventi. Un essere vivente è perfetto. Qualcosa di perfetto non può causare un disordine imperfetto che è la salute. Quindi se c'è malattia, ci sono deficienze di qualche cosa. Se le piante si ammalano, cercare la causa nel suolo, non cercarla negli afidi e nei piccoli coleotteri che le attaccano, i funghi eccetera, perché questi attaccano piante già deboli da un suolo malato o un suolo morto. Il rimedio è quello di fare analizzare il suolo, perché alle volte si tratta di deficienza di microelementi, non di azoto, fosforo e potassio, ma di elementi come il manganese, lo zinco, che devono essere presenti in parti per milione, non in percentuali. Ma se non ci sono, se mancano completamente, la pianta diventa debole e viene attaccata da vari parassiti. Quindi prima di tentare pesticidi e pazzi che ulteriormente avvelenano il suolo, si renda il suolo in perfetta salute e le piante ne usciranno in perfetta salute. Quello è il segreto della salute a livello del suolo. Io sono senza parole fino adesso, infatti ti ho ascoltato, non ti ho interrotto, che sono veramente senza parole. Cioè. Noi abbiamo perso tutte queste, abbiamo perso tutte queste conoscenze. Sì. Ora, un'altra cosa che fanno i fertilizzanti artificiali, concimi chimici, è rompere i cicli naturali, specialmente quello dello zolfo. E quel che succede è che le piante verdi, che dovrebbero formare amminoacidi che contengono zolfo e che sono essenziali per la vita, veramente 3, sono la cistina, la cisteina e il triptofano, non li formano, o li formano in quantità insufficienti. E allora cosa vuol dire? Che le proteine vegetali ingestite mangiando quel tipo di raccolto deficiente
causano una salute deficiente e causano effettivamente la perdita della salute. Non la malattia immediata, ma la perdita dei sintomi. Dei sintomi. E poi viene la mancanza di forza in fare certe cose, il sonno, la mancanza di appetito, sintomi di perdita di salute che poi un giorno, prima o poi, diventeranno malattie. Quindi classificare le malattie è un esercizio interessante, non so, per i medici, ma assolutamente fuorviante. Le malattie si devono sempre a un'alterazione del metabolismo. È sempre a una incapacità del sangue di ristorare il pH come dovrebbe e di mantenere i tessuti in perfetto ordine. Per esempio il cancro. Si sa, ed è perfettamente reperibile in rete, che il cancro, la causa del cancro fu scoperta da un medico tedesco che si chiamò Otto Heinrich Warburg nel 1923, cioè or sono più di 90 anni. E costui ottenne il premio Nobel per la medicina 8 anni dopo, nel 1931, per quella scoperta. Qual è la scoperta di Warburg? Che il cancro è dovuto a una doppia causa che sarebbero come le due facce della stessa medaglia. Ipossia, cioè mancanza di ossigeno, e iperacidità, eccesso acidi. Dovuti precisamente all'ingestione di cibi più acidi in eccesso di quelli dovuti sui cibi alcalini. Perché quando si mangia troppi cibi acidi e non si compensano con cibi alcalini, cosa fa il sangue? Va a minare sostanze alcaline dove può e dove le trova. Va a recuperare, va alla caccia. Va alla caccia di sostanze alcaline dove le trova. E le trova nelle unghie, nelle ossa, nelle cartilagini, nei capelli, nell'intestino. Ecco il perché della frequenza del cancro del colon, perché il colon è la parte più alcalina dell'intestino, della lunghezza dell'intestino, trova alla fine. E naturalmente minando sostanze alcaline di là si ha il cancro, che sono cellule anaerobiche, cioè che vivono in assenza di ossigeno, coperte, protette dalla loro coltre di... Quindi uccidere queste cellule è semplicemente fare spazio per altre cellule, ma non è curare il cancro. Scusa, non possiamo fare esempio di cibi acidi, cibi alcalini? Esattamente. Normalmente cosa succede? Che i cibi acidi sono più piacevoli al gusto dei cibi alcalini. I cibi alcalini sono quelli che contengono cellule vive, fondamentalmente. Cioè, le verdure, crude, perché quando si cuociono si elimina l'ossigeno, che è uno dei fattori della apparizione del cancro. E poi i semi di piante da mangiare, per esempio, i semi delle rosacee, i semi delle pere, delle mele, delle albicocche, delle pesche, delle ciliegie. Alcuni hanno un involucro di legno che vale la pena schiacciare e mangiare quello che c'è dentro, perché sono potentissime sostanze anticancro. I cibi alcalini sono anche le uova, perché l'uovo è una cellula, l'uovo in pratica è una cellula sola di uccello che noi ingestiamo, che noi ingeriamo, che mangiamo. E mentre i cibi come sono gli zuccheri, il pane, la carne, i formaggi, sono tutti cibi acidi, ma sono buoni, quindi uno viene invogliato a mangiarne di più di quello che dovrebbe. Quindi la regola d'oro è sempre mai stramangiare. E quando si mastica a fondo, e si aumenta la superficie attaccata dai succhi gastrici, automaticamente si mangia di meno, perché lo stomaco si sente soddisfatto molto prima di quanto non lo fosse. La nostra alimentazione si è spostata verso i cibi acidi. Non solo, ma i cibi trattati con varie sostanze chimiche che si comprano nei supermercati, quello che si chiama junk food, in inglese i cibi sono tutti acidi, acidissimi, e naturalmente affettano la salute, fanno perdere i sintomi della salute e poi fanno venire le varie malattie.
Quindi per... E la frutta come viene? No, la frutta... La frutta come si la frutta inserisce in questa... È alcalina, tutta la frutta, sappiamo, frutta fresca, Frutta fresca, sì. La frutta cotta è un controsenso, non bisognerebbe mai cuocere la frutta. La frutta bisogna consumarla tutta, Perché buttare via il torsolo della mela? Io ricordo che a me insegnò a mangiare la mela un cavallo. Quando avevo 12 o 13 anni, vidi un cavallo acchiappare una mela, mandare un paio di morsi e mandarla giù con una sensazione di soddisfazione che sembrava un sorriso. E ovviamente il picciolo, i semi e tutto quanto, dico, ma se lo fa lui perché non lo posso fare io? E non c'è bisogno di buttare via il torso o i semi, sono sostanze anticancro e vanno tutte ingerite dal principio alla fine. Questo lo imparai anche leggendo Pinocchio, che quando aveva fame non c'era niente da mangiare, Mastro Geppetto gli disse, le bucce si possono mangiare, le bucce delle mele e delle mele, e Pinocchio gli dovette mangiare le bucce perché aveva fame. E quando uno ha fame non ci sono tanti che tengono, insomma uno si mangia tutto, incluso così alle cinture se sono fatte di cuoio. Quindi questa è la salute fisica, ma è la sola, o ce n'è altre? Penso ce ne siano mentale, spirituale, no? Al di sopra del livello della vita che abbiamo appena analizzato c'è il livello dei sensi e delle passioni, e questo livello abbiamo visto che è in perenne disordine. Perenne disordine non dovuto al mangiare o al bere, è dovuto al peccato originale, che ha disordinato l'obbedienza delle passioni alla mente e alla volontà. Ora, queste passioni naturalmente hanno influenza tanto sui livelli inferiori, specialmente sui livelli inferiori, mangiare, bere, eccetera, quanto a, dimenticavo, a livello della vita. Della vita c'è anche la vita sessuale. Oggi portata alle stelle da una mancanza di comprendonio di quello che dovrebbe essere. È chiaro che lo scopo della vita sessuale è quello di procreare. Ma procreare vuol dire fare arrivare e portare su nuovi esseri umani. Ma c'è chi naturalmente lo usa come se fosse fine a se stesso. Quello che dicono i libri di storia, o quello che non dicono i libri di storia, è che ci sono stati molti casi in cui i eccessi sessuali hanno condotto alla morte prematuramente. Un solo esempio è quello del Leglon, il figlio di Napoleone e Maria Luisa d'Austria, che tutti i libri di storia dicono morì a 22 anni, però non dicono di quello che morì. E morì per eccessi sessuali. Non andiamo in particolari, anche perché non mi sono dato la briga di investigarli, ma di questo morì. È perfettamente possibile, quindi l'eccesso è sempre deleterio, in una maniera o in un'altra. Quindi lasciamo il livello della vita e andiamo a quello dei sensi e delle passioni. Quindi i sensi e delle passioni controllano il livello inferiore e dovrebbero essere controllati da quello superiore, cioè dalla mente e dalla volontà. Se quel controllo c'è, se i sensi e le passioni sono condotti dalle redini dell'auriga verso lo scopo voluto da lui, c'è salute spirituale. Se invece vengono lasciati per i fatti loro e non frenati, non disciplinati, non controllati dalla mente e dalla volontà, è la rovina, cioè effettivamente l'infermità, la malattia spirituale, che può essere a volte malattia mentale, è sempre malattia morale. E dal quale non ci si cura con i farmaci. Questo non ci si cura con i farmaci, bisogna prendere altri rimedi. Bene, a questo livello, a livello morale, poca gente si rende conto che la mente e la volontà, tutte e due facoltà spirituali, sono complementari. Se c'è salute in una e c'è salute nell'altra, c'è salute completa. Ma se non manca la salute in una delle due, non ci sarà salute nell'altra. Molti di quei ragazzi di cui io faccio il tutore,
ancora oggi, della scuola dove vivo, vengono a chiedermi cosa fare per migliorare la concentrazione nello studio. Non gli do ricette, faccio solo una domanda. Dico, la tua vita morale in quanti pezzi è? È in un pezzo, o è a brandelli, o è in cocci. Perché se è in cocci e tu non la migliori, e tu non la fai diventare di un pezzo, dimenticane di poter esercitare la tua vita intellettuale con il profitto. Perché le due cose si complementano l'una con l'altra. È impossibile separarle. E quindi la mancanza di concentrazione, la mancanza di comprendonio, l'astio verso gli studi e verso gli sforzi intellettuali normalmente sono dovuti a una vita morale disordinata. C'è niente da fare. Cioè, manca la salute spirituale. Questo come è spiegabile, Silvano, scusa? Con l'unità dell'essere umano. L'essere umano vuole unità. 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 Tutte queste imperfezioni, tutti questi dati lo disintegrano, gli fanno perdere unità, che è quello che proprio disintegrazione vuol dire. Sull'allineamento delle... L'uomo ha bisogno di unità. E cosa succede? Che se non ottiene unità in quello che fa, quello che fa male, si comporta male moralmente, se vuole unità deve o cambiare la condotta in termini dei principi che lui conosce, i principi morali che lui conosce, o cambiare i principi e aggiustarli alla condotta. Ed è quello che fanno tutti coloro che dicono, ah, secondo me è così, secondo me è colà, e la vita spirituale va da deterioro in deterioro e non migliora mai, e effettivamente la persona è malata. Quindi quando c'è un corpo estraneo, quando c'è questo disordine, c'è la malattia. Il supremo ordine di malattia spirituale è la possessione diabolica, che molte volte viene confusa con malattie mentali. Qui evidentemente i medici non sanno cosa dire, non sanno che pesci pigliare, e naturalmente perché si tratta di altre cose. Qui è questione di esorcismo, e gli esorcisti sanno perfettamente come diagnosticare, come curare e come attenersi alle regole per buttare via gli esseri demoniaci dalla persona, dal corpo del possesso, perché il demonio non ha potere sull'anima, non ha potere né sull'intelletto né sulla volontà, ma ha potere sul corpo. E attraverso il corpo avrà influenza. E attraverso il corpo l'influenza, la maniera di pensare, che è la maniera di comportarsi, ma non può imporsi alla volontà, perché la volontà rimane libera. Come si diventa indemoniati? A volte senza nessuna ragione, ma c'è una maniera di favorire, di aprire i cancelli all'entrata del demonio con il comportamento personale. Questo viene dall'esperienza di gente che l'ha fatta, non è cosa che mi sto inventando. Ma io ho parlato con un esorcista e confermo quello che dici. Quindi la prima condizione è vivere in stato di peccato mortale senza pentirsi per lungo tempo. Lungo tempo non lo so, anni, decenni, non lo so, ma comunque per lungo tempo. La seconda è drogarsi. Dire contemporaneamente, cioè fare questo e quello, drogarsi, perché drogandosi si distrugge la forza di volontà. L'eccesso di sesso può essere una droga, perché effettivamente il sesso disordinato, cioè non limitato, non disciplinato dalle esigenze della procreazione, conduce precisamente all'indebolimento della volontà e all'oscuramento della mente, quindi malattia spirituale. E poi terzo, all'avere da fare con l'occulto, cioè le spiritiche, i tarocchi, insomma una cose di questo genere. Queste tre sono aperture che possono benissimo venire invase dagli spiriti maligni. I superalcolici, gli alcolici invece si vanno. E gli alcolici sono droghe. Sono droghe, sì, assimiliamo le droghe. Sì, siamo nel campo della droga. Il campo della droga. No, droga. Cioè tutto ciò che è alterazione di uno stato. Alterazione esattamente. Ora,
La questione dei vaccini. Si sa che l'inventore dei vaccini fu Pasteur, francese, Louis Pasteur. Quello che non si sa è che Louis Pasteur combatté e fu ostacolato per lungo tutto l'arco della sua carriera professionale da un altro biologo, il cui nome è quasi sconosciuto, Antoine Bechamp. E Antoine Bechamp aveva intuito che Pasteur non era sulla via giusta, era sulla via sbagliata, che sosteneva questa teoria del germe come causa della malattia. Bechamp non era un filosofo atomista, ma intuiva che questa non fosse la soluzione e diceva che le malattie dipendono dall'alterazione del metabolismo e che il metabolismo, che l'ambiente era tutto e che il germe non era niente. Pasteur, che aveva già inventato i vaccini e che facevano già guadagnare ampie remunerazioni a chi li usava, era all'altro parere e vinse effettivamente l'idea del vaccino. Oggi i vaccini vengono dati a tempo e a destra e a manca per tutte le combinazioni e non si riflette che a volte vengono dati quando il bambino non ha raggiunto ancora un'immunità naturale. Poco prima di venire in Europa, a Nairobi, un bambino di 9 settimane o 9 mesi, adesso non ricordo, ma era giovanissimo, meno di un anno, è stato portato a vaccinarsi. Gli hanno fatto l'iniezione, in 3 minuti è morto, fulminato. Naturalmente poi la stampa ha cercato di affossare il tutto, ma è uscito dai giornali, infatti. 9 mesi. E non è il solo. E non è il solo. I vaccini causano a volte deficienze o sintomi o altro impossibili da coprire, ma non sono mai di vantaggio a chi li riceve. Ovviamente c'è tutta un'industria, certo. C'è tutta l'industria, certo, di vaccini, ma non far vaccinare i figli è sempre meglio che farli vaccinare. Se prendono le classiche malattie che li prendono in infanzia, come il morbillo o quello che sia, meglio l'immunità naturale che quella artificiale, molto meglio. E detto questo, abbiamo, mi sembra, esaurito il problema della salute. Quindi la salute consiste, essere in salute vuol dire non andare in ospedale, non servirsi della sanità, non vuol dire prendere le pillole una dopo l'altra, perché le pillole non curano. Le pillole sopprimono i sintomi e lo fanno molto bene. Sono pillole che sopprimono un sintomo, un altro, però poi il sintomo viene trasferito da un posto all'altro. Io conobbi una signora che morì a 92 anni, cioè non più giovane, però che prendevano pillole al giorno per mantenersi in salute. Una curava un sintomo, ne causava un altro, questo curava un sintomo, ne causava un altro, 9 di pillole. Fino ai 92 anni, l'ideale, vivere longevi ma ammalati, per l'industria dei farmaci. Ma Silvano, io ho visto persone pigliare anche 5-6 farmaci al giorno. Sì. Ormai prendere farmaci per tantissima gente è diventato un'abitudine. Bisognerebbe perdere quell'abitudine e trovare i sintomi della perdita di salute in altri posti e curarli naturalmente, non artificiosamente. Quindi la situazione attuale è che si è privilegiata la strada del guadagno da parte di alcuni a danno della salute. Della salute di altri, esattamente. In più, questa è la salute, parliamo di vita, no? Quindi fisica. La salute invece mentale e spirituale è una società, possiamo dirlo, che spinge sempre di più al disordine, esattamente, al disordine, che poi quindi si trasforma il disordine comportamentale si trasforma in disordine mentale e spirituale, con le conseguenze, gli effetti che tu dicevi. Io non ero arrivato a capire che addirittura questo disordine si trasferisce anche sulla mancata capacità di comprensione, di applicazione, senz'altro, di concentrazione. Senz'altro. Ecco, a questo non ci ero arrivato ed è un'informazione nuova che ho aggiunto.
Quindi, riassumendo, Silvano, consigli, suggerimenti molto molto pratici per queste tre tipologie di salute. Per queste tre. Fare un'analisi del proprio comportamento. Come mangio, come bevo, come dormo, le mie ferite si chiudono, sono in forma, insomma, fa sì di avere questo ordine a tutti i livelli dell'essere. Bisognerà cambiare alcune abitudini, questo è chiaro. Cioè, se si sono acquistate cattive abitudini, le cattive abitudini non sono mai beneficiose per l'organismo, sempre producono disordini. E questi disordini possono effettivamente espletarsi e vedersi come malattie. L'altra cosa che mi ha colpito è che la tentazione ci può essere a livello di corpo, ma non si ha a livello di, non si ha a livello di anima, no? No. Quando si ha, certo, la tentazione si può avere. A livello di corpo proprio. Sì, ma allora la volontà, esatto. La volontà guidata dalla ragione, esatto, deve dire al corpo no. No, questo non lo avrai perché ti fa male. E quindi bisogna essere padroni di se stessi. Quindi questa qualità dell'anima bisogna imparare a, la padronanza di a se sviluppare stesso, la volontà. Certo. La padronanza di se stesso è un fattore di salute. Uno è in salute quando è padrone di se stesso. Se invece è padrone degli altri, come diceva Sant'Agostino, è nei vizi. Anche se è un re, il malvagio è uno schiavo, e non di un solo padrone, ma di tanti padroni, quanti vizi ha contratto. E torniamo a cose che ci siamo detti prima, cioè negli altri video, scusa, l'importanza dell'intelletto e della volontà. Esatto. Unito a qualcos'altro che io mi aspettavo che tu dicessi, ed è l'importanza di qualcosa che abbiamo parlato un po' prima di accendere la videocamera. Noi vogliamo parlare... Sì, l'importanza della grazia. Al di sopra dell'intelletto e della volontà sta la grazia. La grazia non è altro che la vita divina che Dio dà a tutti quelli che gliela chiedono. Non la impone, la propone. Se si accetta, la grazia farà sì che l'intelletto e la volontà abbiano la forza e la capacità di ordinare, di convogliare e di domare e di educare le passioni. E con queste il corpo e tutto il resto. E quindi che si mangerà la prima volta si sente fame, no, in orario. Cioè la regolarità è fondamentale in questo. La regolarità vuol dire atti di volontà su se stesso, fortezza, la virtù della fortezza. Certo. Bene, grazie ancora, come al solito è stato illuminante sentirti anche sulla salute, alcune cose probabilmente magari qualcuna sì, io personalmente magari la sapevo già, altre francamente assolutamente no, quindi un grazie anche personale, Silvano, grazie.